18 febbraio 1963. Muore a Roma Fernando Tambroni. Ma quella faccia un po' così. Il suo nome è legato a una delle crisi politiche più gravi e oscure attraversate dall'Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Eletto alla guida di un governo monocolore DC, appoggiato dall'esterno dal partito neofascista, l'MSI, Tambroni diviene bersaglio di una feroce opposizione anche da parte di esponenti del suo stesso partito. La miccia esplode nel giugno del 1960 a Genova, dove i Missini intendono tenere il loro congresso. La città insorge e Tambroni sceglie la linea dura, cercando di reprimere la protesta con la forza. La protesta si estende rapidamente a molte altre città italiane, lasciando dietro di sé una decina di morti e numerosi feriti. Tambroni, criticato dai partiti della sinistra e da settori importanti del suo stesso partito, è costretto a dimettersi. Onorevole Presidente e onorevoli senatori, mi onoro informarvi che a seguito del Consiglio dei Ministri di oggi ho presentato al Presidente della Repubblica le dimissioni del Gabinetto.